Eccoci, buongiorno. Solo il Sole 24 Ore mette in prima pagina e solleva la questione dei dazi che, se introdotti, in parte sono già stati introdotti negli Stati Uniti, possono danneggiare, in qualche caso danneggiano certamente gli altri, l'Unione Europea e in particolare l'Italia. Ci siamo già soffermati su questa questione, i dazi inseriti nel settore dell'acciaio ci riguardano, ma solo in qualche modo indiretto, non ne subiamo un grande danno, però se si comincia a ragionare di settori come il tessile, la moda, l'alimentare, le cose cambiano e come. Tenete presente che stiamo parlando di qualcosa come 160.000 posti di lavoro nell'intera Unione Europea che possono ballare su una difficoltà di questo tipo. Ora, la cosa singolare, davvero straordinaria, è che in Italia non se ne occupa nessuno, cioè questo è un tema che evidentemente non è così interessante nella partita politica che viene gestita. E la cosa ancora più grottesca per certi aspetti è che dopo mesi, mesi e mesi passati a dire dobbiamo essere sovrani, noi dobbiamo poter decidere per noi, gli italiani prima di tutto, la difesa del mercato italiano su questo oggi è esclusivamente nelle mani dell'Unione Europea, nel senso che l'istituzione italiana, la politica italiana a questo non partecipa. Quando domani si accorgeranno che magari è stato fatto un lavoro più intenso sulla questione dell'acciaio che riguarda anche molto i tedeschi, che forniscono il 3% dell'acciaio importato negli Stati Uniti, ecco, si ricordino che questo deriva anche dal fatto che loro si erano distratti a parlare di tutt'altro. Di che stanno parlando? Ma stanno parlando naturalmente della formazione del governo. È giusto, è legittimo, è normale che vada così, però ragazzi, manca un mese all'inizio delle danze. Cosa fare? Ogni giorno, tutti i giorni, avere la notizia se il Movimento 5 Stelle fa l'accordo col PD o se il PD preferisce appoggiare il governo con la Lega. Andiamo avanti così per un mese, quando il tema poi alla fine, se uno si libera da tutti questi sbandieratori un po' fasulli, si libera di questi e guarda la questione nel suo insieme, qual è il tema? Ha vinto il Movimento 5 Stelle, prevalentemente al centro-sud, ma non solo, ha preso molti voti anche al nord, e ha vinto massicciamente nel centro-nord e al nord la Lega. Perché non fare un accordo fra di loro? I programmi non sono poi così diversi, ma il tema è che ha votato un Movimento 5 Stelle molto elettorato che dice sono in difficoltà, lo Stato mi aiuti, ed è questo che il Movimento 5 Stelle ha promesso a quegli elettori, lo Stato ti aiuterà, mentre ha votato molto per la Lega un elettorato che dice ci avete rotto l'anima di prenderci i soldi per aiutare, aiutateci semplicemente a non prenderci più, a non prendervi più i nostri soldi, cioè avere meno pressione fiscale. Il tema della conciliazione tra più aiuti, più assistenza e meno pressione fiscale, il tutto conciliato con la necessità di non spaccare in due l'Italia, ed è questa esattamente la sfida della politica. Se uno invece va sempre a parlare di un'altra cosa, semplicemente non è capace di fare quello per cui ha chiesto il voto agli italiani, e vale per tutti naturalmente. Grazie, buongiorno, muori a tutti.